E bentornato. Adesso andiamo ad analizzare invece come è composto il drone, che tipi di droni esistono in commercio. Per farla breve, il drone è una macchina complessa composta da tante componenti, diciamo che sono però suddivise in tre macro categorie: il sostentamento, dove ad esempio troviamo le eliche, la propulsione, dove troviamo i motori o l'ESC, e il controllo, dove abbiamo la radio e la trasmittente ricevente. Andiamo adesso ad analizzare quelli che sono i vari tipi di SAP. Ok, quindi abbiamo i droni ad ala fissa, che sono costituiti da un'ala rigida, che ha un profilo predeterminato che rende possibile il volo grazie alla portanza generata dalla velocità relativa dell'aria che arriva di fronte al velivolo. Ecco, questi sono due esempi, diciamo, di ala fissa. Poi abbiamo la categoria ala rotante, dove rientrano ovviamente gli elicotteri. Ecco, qui in figura viene rappresentate tutte le forze di sostentamento e di come vengono generate le varie forze. Adesso passiamo al multirotore, quindi il multicottero, ovvero il drone, che è nient'altro che un'aerodina ad ala rotante, cioè un mezzo più pesante dell'aria in cui la portanza è generata da ali rotanti collegate ai motori. Ok? Parliamo di ali e non di eliche, perché le eliche sono in tutto per tutto delle ali. Infine abbiamo gli ibridi e i convertiplani. Una soluzione ibrida, ovviamente, il dirigibile. E poi invece abbiamo il convertiplano, che praticamente sarebbe un'ala fissa che ha anche, diciamo, delle ali rotanti, ok? Quindi dotato anche di eliche. E ci permette questo di fare un decollo, ad esempio, un cosiddetto VTOL. Questo è uno schema di tutti i componenti che fanno parte dell'elettronica, ovviamente, di un drone. Adesso però li analizziamo uno per uno. Partiamo dal radiocomando, che è quel dispositivo che ci permette di governare l'aeromobile attraverso un'antenna di trasmissione e un'altra antenna collegata a un ricevitore installato a bordo del drone. Questa qui è la ricevente, ok, e poi invece qui all'interno abbiamo la trasmittente. Quali sono le quattro funzioni base che genera il radiocomando? Abbiamo la potenza o il gas, chiamato anche throttle. La rotazione sull'asse verticale, quindi l'imbardata o comunemente chiamato yaw, l'inclinazione in avanti e dietro, chiamato anche beccheggio o pitch, e l'inclinazione destra-sinistra, chiamata rollio o roll. Ecco, in questo schema sicuramente è un po' più chiaro, quindi vi abbiamo ricapitolato quelli che sono le quattro modalità di volo. Questa è una domanda che qualcuno ci ha segnalato, presente anche nel test dell'ENAC. Ci sono quattro modalità chiamate mod, okay, per poter pilotare: mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Eccolo, in questo schema viene ricapitolato come funziona il mode 1, il mode 2, il mode 3 e il mode 4. Ora non entro nello specifico, vi dico soltanto che il mode 2 è quello più usato da tutti perché è uno standard, diciamo, europeo, ok? Mentre il mode 1 è diciamo, uno standard, e anche il mode 3 sono due standard molto utilizzati nell'ambito aeromodellistico. Poi abbiamo il telaio, chiamato anche frame, che rappresenta ovviamente quella che è la struttura del drone, ok? Quindi dove ci mettiamo sopra tutta la componentistica, quindi i motori, la centralina, gli ESC. Può essere fatto in tanti materiali come alluminio aeronautico, fibra di carbonio, ABS o fibra di vetro. Il telaio è composto anche da dei pattini di atterraggio, cosiddetto carrello, che possono essere retrattili, oppure fissi, oppure ibridi, come nel caso dell'Inspire. Passiamo adesso a uno dei componenti più importanti del drone, ovvero i motori. I droni sono caratterizzati da dei motori brushless, che sono dei motori senza spazzole. Sono motori sincroni alimentati da una sorgente a corrente alternata, che viene controllata elettronicamente. Per la costruzione dei droni si utilizzano gli outrunners, che sono dei motori caratterizzati da magneti permanenti fissati sulla campagna esterna che funge da rotore. Ma quali sono i vantaggi di utilizzare i motori brushless? Mi raccomando, occhio a questa slide perché più di qualche domanda viene fatta su questo argomento. Un motore brushless rispetto al classico motore a spazzole ha questi vantaggi: è più silenzioso, come non ha le spazzole, genera meno rumore elettromagnetico. Parità di potenza è molto più leggero e molto più performante, scalda di meno, si usurano molto meno
dei motori a spazzole, e quindi sono più affidabili. Hanno un ingombro limitato rispetto alla potenza generata e non generano scintille. Ora, una domanda che sicuramente ci sarà all'interno del test è appunto: qual è il vantaggio dei motori brushless? E la risposta molto spesso è quella che non ha spazzole e non genera scintille. Ok? Quindi mancanza di attrito e non genera scintille. Un altro elemento chiave è senza dubbio l'ESC. Cosa sono gli ESC? L'ESC è l'acronimo di Electronic Speed Controller e sono delle piccole schede elettroniche situate tra la centralina e il motore e servono appunto per il controllo dei motori brushless. Cosa avviene nello specifico? La centralina di controllo, in base ai sensori di bordo e ai comandi del pilota, regola la velocità dei motori attraverso l'invio di un segnale digitale all'ESC, che ha un'ampiezza temporale minima di un millisecondo e una massima di 2 millisecondi. Dato che le eliche dei multicotri sono a passo fisso, per poter mantenere l'assetto di volo, la centralina varia la velocità dei singoli motori dalle 400 alle 490 volte al secondo. Sempre tra i componenti del drone troviamo ovviamente anche le eliche. Lo scopo dell'elica è quello di generare una propulsione e questo avviene tramite la trasformazione della potenza meccanica in variazione della quantità di moto diffuso. Ci possono essere due tipi di eliche, destrorze e sinistrorze, ovvero quelle che girano in senso orario e quelle che girano in senso antiorario. L'elica è un elemento molto molto importante e ricordiamoci che va sempre sostituita nel momento in cui andiamo a notare delle crepe. I parametri di un'elica sono fondamentalmente due: il diametro e il passo, dove il diametro è appunto il diametro dell'elica da tip a tip, mentre il passo è la distanza che percorre un'elica in un giro. Quindi diciamo in questo schema andiamo a vedere diciamo come è fatto il passo. Veniamo adesso a quello che è il cuore di un drone, ok? Passiamo alla sensoristica. La prima cosa abbiamo ovviamente la centralina, chiamata anche flight control o autopilota, che altro non è che una scheda con un microprocessore programmabile con degli ingressi e delle uscite a cui arrivano i vari segnali da diversi sensori. Ha un ruolo ovviamente fondamentale perché permette la stabilizzazione, il controllo del mezzo e la gestione del volo in tante modalità, quindi quella automatica, quella semiautomatica, quella manuale. Ci permette anche di memorizzare dei voli con comandi programmati e tantissime altre funzioni. In commercio ci sono tantissime centraline che si dividono principalmente in due famiglie, quelle open source e quelle proprietarie. Questi sono alcuni esempi di centraline aperte e poi ci sono le centraline chiuse, che sono quelle che conosciamo noi, che utilizziamo noi diciamo sui droni più commerciali, come ad esempio DJI. Oltre alla centralina, un altro componente essenziale è senza dubbio l'IMU. L'IMU, ovvero l'unità di misurazione inerziale, è un dispositivo elettronico che permettono appunto alla flight control, quindi alla centralina, di rilevare eventuali spostamenti fisico-meccanici. All'interno del DIMO ci sono tanti sensori, come ad esempio l'accelerometro, che rileva l'accelerazione sui tre assi, il giroscopio, che va a misurare gli angoli di assetto, la bussola, il barometro, che rileva la variazione di pressione atmosferica e quindi la quota di volo, e poi abbiamo il magnetometro e il GPS. Come sappiamo, la centralina diciamo, opera quasi sempre, soprattutto nei comuni droni, in simbiosi con un GPS. Tanto più il GPS è preciso, tanto più il drone si comporta con maggiore precisione. La posizione del GPS è sempre nella parte più alta del nostro drone, per due semplici motivi. Il primo per ridurre al minimo qualsiasi tipo di interferenza elettromagnetica e in secondo luogo perché più in alto sta, più riesce a beccare meglio diciamo tutti i satelliti. Ecco qui c'è un chiaro esempio di un nostro drone, di un 550, uno dei primi nostri droni autocostruiti, e qui si vede come appunto il GPS sia posizionato, anche grazie diciamo, a un supporto, nella parte più alta del drone. Continuando nella componentistica, adesso analizziamo altri tre componenti fondamentali. Partiamo dalla ricevente, ne abbiamo già parlato durante le slide del radiocomando, è appunto quel dispositivo collegato al radiocomando che permette il comando e controllo del drone.
Solitamente la banda di frequenza in uso è 2,4 GHz o 5,8 GHz. Poi abbiamo la PMU, che diciamo è la Power Management Unit, che va a distribuire la corrente proveniente dalla batteria a tutta l'elettronica. E poi abbiamo il Data Link, che è un dispositivo che permette la ricezione a terra dei dati telemetrici e delle immagini in tempo reale. Utilizza di solito anch'esso una frequenza 2,4 GHz o 5,8 GHz ed è richiesto dal regolamento ENAC per le operazioni specializzate. Passiamo adesso alle batterie. Le batterie più utilizzate nei droni sono le LiPo, perché hanno dei vantaggi rispetto alle batterie al nickel. Infatti le LiPo hanno una durata media di circa 300-350 cicli di carica. Ma com'è fatta una batteria? Com'è composta? Le batterie LiPo sono batterie ricaricabili composte da un elettrolitra a base di sali di litio, che viene incorporato in un polimero, cosa che la rende più economiche, più versatili e soprattutto robuste. I pacchetti di batteria LiPo sono tipicamente costituiti da assemblaggi di più LiPo, con una tensione nominale di 3,7 volts in serie, quindi può essere 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, dipende, e in parallelo 2, 3, 4P, in base alle caratteristiche richieste dell'applicazione. Mi raccomando, l'aspetto più importante di tutta questa schermata è il valore nominale della tensione, quindi 3,7 volts. Quindi, quando la tensione è di 2,7 volts, significa che è completamente scarica. Quando la tensione è di 4,23 volts, sappiamo che è completamente carica. Mi raccomando, questo valore di tensione non deve mai superare i 4,235 volts. Ma questo valore è davvero difficile da superare, soprattutto con i nuovi caricabatterie intelligenti. Se utilizzate un caricabatterie, diciamo, universale, dovete stare attenti a impostare questi parametri. Passiamo adesso ad alcuni consigli per come mettere in storage le nostre batterie, quindi come conservarle. Le batterie, per conservarle correttamente, vanno conservate scariche, ok? E vanno sempre caricate con gli appositi caricabatterie forniti, per evitare, come dicevamo in precedenza, il superamento della carica massima. Dobbiamo sapere che le batterie sono estremamente sensibili alle basse temperature, tant'è che come già sappiamo se facciamo dei voli portando con noi il drone appresso, l'ICAO le ha dichiarate appunto delle merci pericolose e ci proibisce di metterle nel bagaglio estivo. Quindi le batterie, se viaggiamo in aereo, dobbiamo sempre portarle con noi nel bagaglio a mano. Tornando alla sensoristica, abbiamo tra i vari componenti, quindi il barometro, che è un sensore che ci serve per valutare appunto la quota di un velivolo, ok? E questo, diciamo, riesce a saperlo appunto dalle variazioni di pressione atmosferica. Abbiamo poi il telemetro, che consente di misurare con una precisione superiore al barometro stesso l'altitudine del terreno a bassa quota. Tra i sensori che abbiamo visto prima c'è anche il GPS, che ci fornisce la posizione geografica nello spazio ed è anche utile per determinare il punto di decollo del drone. Quindi, ad esempio, grazie al GPS possiamo memorizzare l'on point ed effettuare il famoso ritorno a casa in automatico. O ancora, grazie al GPS possiamo mantenere il drone in hovering stabile senza dare alcun comando. Abbiamo poi il giroscopio, che è un sensore fondamentale per il mantenimento dell'assetto del velivolo e controlla anche quella che è la stabilità del drone attorno a tutti e tre gli assi, quindi il rollio, beccheggio e bardata. Poi abbiamo l'accelerometro, che misura le accelerazioni lungo i tre assi e sono in grado di fornire i dati per calcolare l'angolo che queste formano con l'accelerazione di gravità e quindi determinare gli angoli di assetto per il rollio e per il beccheggio. Infine, ma non per importanza, abbiamo il magnetometro, che funge da bussola ed è importante perché ci fornisce appunto l'orientazione della prua del nostro drone. È un sensore molto delicato e deve essere calibrato ogni qualvolta facciamo un volo distante dall'ultimo luogo in cui siamo decollati. Bene, siamo giunti al termine anche per questa lezione. Mi raccomando, questa è una lezione molto molto importante ed è sicuramente argomento di molte domande durante l'esame. Quindi mi raccomando, studiatevi bene questa lezione, rispondete al quiz intermedio per capire se il vostro livello di preparazione è sufficiente, altrimenti ripetetelo, ripetetelo, ripetete il test e una volta che siete ok, andate avanti nella prossima lezione. Noi vi salutiamo.
E come annunciato prima, ci vediamo nella prossima lezione.